Simone Esposito e Flavio Ludovichetti per Economia per i Cittadini. Siamo a Cesena, al Web Economy Festival, abbiamo intercettato Stefano Lucarelli, ricercatore ed esperto di Economia Monetaria Internazionale dell'Università di Bergamo, che nelle settimane passate è stato impegnato anche in diverse conferenze con Warren Mosler, che è qui ospite come visiting professor. Stefano, una domanda. Teoria monetaria moderna, secondo te quali sono i pregi e i limiti anche di questa teoria applicata al caso italiano? I pregi della moderna lettera del lavoro di Warren Mosler stanno innanzitutto nell'aver riportato l'attenzione all'idea che la moneta è una variabile endogena del sistema economico e che la politica monetaria ha un ruolo che va ben al di là dell'idea che la banca centrale deve semplicemente monitorare il livello dell'inflazione. Credo anche che la tendenza a dare indicazioni di carattere normativo della Mosler Economics Modern Money Theory sia assolutamente importante in un momento in cui si riflette di economia come se si trattasse di una scienza neutrale ed oggettiva, perché così si recupera una dimensione di politica economica e questo è molto rilevante. Da un certo punto di vista in Italia c'è un terreno fertile anche per quanto riguarda il dialogo all'interno dell'Accademia, perché c'è una forte tradizione interrossa e in questi giorni Warren Mosler ha avuto la possibilità di confrontarsi con tanti economisti che rinviano a diverse tradizioni interrossa, penso Sergio Cesarato che è un allievo Pierangelo Gregnani, quindi la tradizione sraffiana, penso a Riccardo Bellofiore, penso a Emiliano Brancaccio con cui Warren Mosler insieme a me domani discuterà a Roma, che richiamano invece la lezione di Augusto Graziani, penso anche a tanti altri. Personalmente nel mio dialogo con Warren Mosler, che vengo alla seconda parte della domanda, ho cercato di ragionare e di comprenderci meglio, mettendo al centro il problema della specializzazione produttiva del sistema paese. Ho capito intanto due cose, che c'è stato un grosso fraintendimento in questi mesi, quantomeno da parte mia, ma credo anche da parte degli altri colleghi, sulle indicazioni in termini di bilancia dei pagamenti e di bilancia commerciale. Che il ragionamento che fa Warren Mosler rispetto al valore dell'import e dell'export va compreso in termini reali, cioè va compreso che il sistema paese non è di per sé in pericolo laddove il deficit commerciale sia un deficit commerciale semplicemente in termini nominali. Il problema è se il deficit commerciale corrisponde anche ad una perdita in termini reali di quello che sono i beni che abbandonano l'Italia e quelli che sono i beni che vengono dall'Italia. E io sto cercando proprio di lavorare su questo passaggio per mostrare come la specializzazione produttiva del paese è collegata a quello che è il deficit commerciale visto dal punto di vista reale. In particolar modo sto cercando di dialogare con Warren Mosler circa il risultato dei lavori anche nella ricerca che ho recentemente condotto insieme a CGL, a Lenea di Roma, Daniela Palma e Roberto Romano, sul fatto che l'Italia sembrerebbe caratterizzata da un vincolo estero di natura tecnologica, cioè si trova a dover, come dire, rifornirsi di prodotti tecnologici avanzati senza produrli. E questo genera delle ripercussioni sul tasso di crescita del paese. Poi c'è un altro elemento che ho imparato nel dialogo con Mosler che riguarda la questione dei flussi di capitale, quindi c'è un altro aspetto legato alla bilancia dei pagamenti. E vorrei sgomberare il campo dall'equivoco che ha dominato il dibattito in Italia, la diffidenza di alcuni colleghi sul fatto che Warren Mosler sarebbe, come dire, un fautore dell'idea che il sistema economico italiano possa reggersi semplicemente sull'attrazione di capitali dall'estero.
non è questo quello che ha in testa. Il punto fondamentale di Warren Mosler non è neanche il dibattito circa l'euro sì o euro no, ma il problema dei deficit che riguardano il bilancio pubblico. Cioè, il bilancio pubblico oggi, in Italia come all'estero, seguendo l'indicazione della Modern Money Theory, deve essere caratterizzato da deficit maggiori, perché questo dà la possibilità di fornire quella moneta necessaria al sistema affinché si riavvicini a un livello di piena occupazione. Questo è il centro del ragionamento, io spero che su questo si possa lavorare. Ci sono tante altre considerazioni che si possono fare, in particolar modo a me interessa molto mettere in relazione la Modern Money Theory, ma in generale la teoria del circuito monetario. Sono abbastanza d'accordo con l'analisi che fa Alain Parguez del fatto che la Modern Money Theory dal punto di vista normativo è una sorta di generalizzazione del circuito monetario, cioè è un insieme di politiche economiche coerenti, le più coerenti possibili rispetto alla stabilizzazione del sistema economico, che si fondano però sui presupposti del circuito monetario. Quello che però io credo bisogna fare, su cui io sto cercando di lavorare insieme ad altri, è cercare di integrare l'analisi del circuito monetario con l'analisi della dinamica economica strutturale del sistema, che ha anche in Italia degli importanti studiosi come Luigi Lodovico Pasinetti e anche altri studiosi più giovani come Ariel Wirkerman e Nadia Garbellini. Penso che la presenza di Warren Mosler in questi giorni in Italia stia dando una grande fiducia e stia dando anche, diciamo, un'immagine di grande serietà al lavoro che Mosler e la Modern Money Theory hanno svolto in questi anni. E spero anche che Mosler possa considerarsi adesso più attento ad alcuni problemi specifici del sistema paese, che forse prima aveva solamente compreso per sentito dire.